vero artefice poi di questa promozione in Serie A dell'Ostia. Adesso a mente quasi calda, perché ora si è un po' calda e un po' fredda, insomma, abbiamo festeggiato abbastanza, però il presidente c'ha sempre, sa quali sono i suoi obiettivi. No, i miei obiettivi, sono stati questi, quelli di una società che ha cercato di lavorare con umiltà, con serenità, tanta, con un buon tecnico, dei buoni giocatori, e piano piano in due anni abbiamo maturato questo, credo, risultato che, anche se con un po' di suspense, abbiamo meritato sul campo. Forse abbiamo giocato meglio a Bastia, qui abbiamo sentito il peso a un certo punto della vittoria, però tutto bene quel che finisce bene, credo che in fondo ce lo siamo meritati. Un grande progetto, tutte le promesse mantenute. Da quando è arrivato papà a Ostia è cambiato qualcosa. Adesso cosa succederà? Tutti si aspettano di sapere da lei. Ma intanto la ringrazio. Papà a Ostia non è arrivato perché papà a Ostia c'è nato, è arrivato alla pallavolo. Certo. Io ho fatto altre esperienze, sicuramente anche queste fortunate, però questa è elettrizzante veramente. E adesso vediamo, cerchiamo di fare un grande un buon settore giovanile. Speriamo che la politica e la federazione ci aiuti per poter giocare in una struttura più consona alle possibilità della A2. Con i piedi per terra affronteremo questa esperienza sicuramente bella. Io ho fiducia che sicuramente faremo un lavoro tenace, umile e molto determinato. Il gruppo merita in buona parte una conferma, adesso noi non si sbilancerà chiaramente, però che ci può dire in questo caso? Io dico che credo francamente che molti rimarranno, la maggior parte rimarranno con noi. Questa è una squadra che per poter forse mantenere la categoria dove siamo saliti ha bisogno di qualche potenziamento. Però io me la noi ce la giochiamo insieme al nostro tecnico, che è riconfermato a vita su Ostia perché fa parte della nostra storia. Giochiamo con questi splendidi ragazzi e sono convinto che riusciremo a fare delle cose belle. Speriamo che saremo aiutati dalla buona sorte come quest'anno. Allora, ci rivediamo a settembre. Grazie. Grazie.